Signora Clotilde, ci siamo. Una delle sue richieste sta per essere esaudite. Stasera, per dimostrarvi che come si parla, così si può cantare, abbiamo qui niente poco di meno che... Sì, signori, è proprio lui. E Paolo Carlini, eccolo qua in persona. Innanzitutto ti dobbiamo ringraziare perché sappiamo che per te è un sacrificio venire qui stasera, perché stai recitando in teatro, sì. Che ieri sera insieme ad Elsa Merlini hai fatto una prima con grande successo. A proposito, scusa, signora Elsa Merlini, sappiamo che lei ha l'apparecchio a vedere il suo compagno Paolo Carlini. Guardi, l'aspettiamo qua, signora. E no, lei non può sfuggire al musichiere. È terrorizzata dalle telecamere. È terrorizzata, ma qui con noi non è il caso, è vero? Siamo tutti amici, siamo qui in famiglia tranquilli. È come se non ci fossero le telecamere per noi, vero? Sì. Quindi signora l'aspettiamo, L'aspettiamo, grazie. E poi, perché caro Carlini, abbiamo contentato con la tua venuta, ma tanta gente che richiedeva Paolo Carlini al musichiere. Grazie. Ecco, Paolo Carlini al musichiere c'è. Signori, sta qui, sta vicino a me, ecco, lo tocco, vedi che lo tocco? È proprio vero, è lui, è Carlini, Carlini, eccolo qua. Ma come mai tanto furor di popolo, Carlini, Beh, questo lo devo alla televisione. Carlini, lo deve alla televisione, un momento. Anch'io sto alla televisione una volta alla settimana, eppure, guardi che le richieste per lei sono state veramente tante. No, senti, Mario, tu hai un grossissimo seguito di pubblico, naturalmente, perché tu diverti la gente facendola ridere. Io pure diverto la gente facendola piangere. Perché c'è gente che quando piange si diverte? Sì, soprattutto credo in Italia, perché noi abbiamo un cuore grande così. Ho capito, ma la televisione secondo me non basta a questa enorme popolarità. Sì, perché faccio anche i fotoromanzi. Ah, i fumetti? No, prego, i fotoromanzi. Pardon. No, si dice fotoromanzi adesso perché partecipano grossi nomi di attori, insomma, e allora... Vabbè, ma sempre fumetti, No, gli esce sempre quella cosa dalla bocca che dice ti dirò che ti amo, così, insomma, scritto, no? Fotoromanzi. fotoromanzi. Esatto. Come mai questi grandi attori si sono dedicati al fotoromanzi? Beh, in un certo senso è come portare il teatro al popolo. No, dico, non era meglio che portavate il popolo a teatro, dico. Beh, sai, se Maometto non va alla montagna, la montagna va verso Maometto. Senti, montagna, e quanto ti danno per andare a Maometto, dico? Ma questo il Corano non lo dice. Il Corano. Ma senti, ti interessa di saperlo, falli anche tu i fotoromanzi, no? Sì, ci vorrebbe un soggetto adatto. Ma il romanzo di un giovane povero, per esempio. Io potrei fare il romanzo di un anziano povero, di un maturo povero. Oppure, guarda, sedotto e abbandonato la notte delle nozze. Quello sì. Quello sì, sedotto e abbandonato la notte delle nozze d'oro. Dopo 50 anni scaricano proprio. Va bene, Carlini. No, adesso avrò un altro piccolo mistero. Mi devi svelare. Come mai migliaia di lettere di richiesta da Sant'Arcangelo di Romagna? Beh, Sant'Arcangelo di Romagna è il mio paese. Sono nato là. Hai ancora dei parenti là? Beh, certamente, c'ho le mie donne, cioè la mia nonna Venusta e mia mamma, che sono in ascolto in questo momento. Come si chiama la nonna? Venusta. Venusta. Sì, Venusta. E ho 84 anni. Salute, la mamma? Clora. Le vuoi salutare? Grazie. Sono là. Ciao, ma. Ciao, nonna. A su questa, a su Samario Riva, le simpatiche. Al toc. Al toc. Al toc. Senti, Carini, questa tua nonna di 84 anni... Fa un mangiare che non ti dico. E la devo salutare. Nonna robusta, sì. Venusta. No, a 84 anni fa un mangiare che non dico, è robusta pure, dai retta a me. Quand pass per Sant'Arcangelo Romagna, io non dico, venga e magno, e basta. Ben, ciao nonna robusta. No, dico, non ti sarai mica offeso per questo scherzo che ho fatto con nonna Venusta, dico, no. No, e perché? No, ti vedo serio così. Beh, mi stavo preparando perché devo cantare, no? Ah già, è rientrato nel personaggio Paolo Carlini, è giusto. Devo cantare
ho scelto una canzone, una delle più belle canzoni, delle più romantiche canzoni che siano mai state scritte in questi ultimi anni. E senti Mario, vorrei un po' di atmosfera. Romantica? Sì, romantica, come è nel mio personaggio, naturalmente. Siamo a tua disposizione. Grazie. Vogliamo creare una certa atmosfera romantica per Paolo Carlini. Eh? No, dico, vogliamo creare questa atmosfera romantica per Paolo Carlini. La tenda, la solida tenda, gliela volete mettere, sì o no? Se questo amore i nostri cuori fa sempre palpitare, i nostri cuori, i nostri amori, noi vogliamo divertire. Ma per ridere e scherzare, noi dobbiamo improvvisare. Una marcia per favore, per la figlia dell'amor. Chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondator e il diploma avrà della società degli amici dell'amor. Oh, su, 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 cantiamo un po'. Grande ancora. Non mi ricordo più. E il diploma avrà della marcia dell'amor. L'amore catenar, l'amore va, l'amore viene, tutto può cambiare, ma la marcia dell'amore noi avremo sempre in cuore. Una marcia in fa, una marcia in fa. Chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondator e il diploma avrà della società degli amici dell'amor. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggior, una marcia per favor, per la figlia dell'amor. Questa è una marcia in fa. Bravo Paolo. Bravo. Bravo. Sei di carnevale, ogni scherzo vale. Hai avuto anche tu il battesimo del musichiere, insomma. Siamo qui per scherzare, si intende. Hai fatto con molto spirito e noi ringraziamo te. E permettimi di offrirti questo, non so, questo è per nonna Venusta. Grazie. Prima che tu mi chiedi il secondo, questo è per mamma Gloria. Grazie. Va bene? Grazie Patrizia, complimenti, sei molto carina. Grazie. Senti Paolo, complimenti a te vivissimi, buon lavoro, tanti saluti alla signora Merlini. Ricordagli che l'aspettiamo qua e a te tanti 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 auguri. Grazie infinite, grazie.